Allora, Daniele, ci puoi raccontare cosa è successo stanotte e che interventi avete fatto? Allora, alle 5.03 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3. Siamo stati operativi all'incirca in 10 minuti e con tre colleghi siamo usciti con il pick-up per fare un giro di verifica sul territorio per controllare che non ci fossero stati danni. E dove avete fatto i sopralluoghi? A Torlupare, a Santa Lucia? Abbiamo fatto sì, sia un giro a Fontenuova, a Torlupara, e tutte le vie e anche a Santa Lucia. Nessun danno a cose, persone? Fortunatamente no, non abbiamo verificato nessun danno né a cose né a persone. Persone in strada? Panico? Persone in strada sì, abbastanza, panico per fortuna non tanto, però alcune persone che hanno avuto paura sì, ci sono state. Roberto Petrucci della pizzeria del forno storico Giuseppucci, abiti dove? Abito via Montegennaro vicino al Caponina del 337. L'avete sentito forte? Vi siete svegliati? Sì, questo diciamo è la prima volta insomma che si sente veramente forte, insomma via. Che avete fatto? Siete scesi strada? No, No, siamo scesi in strada, tanto se no trovavamo le cavallette, quindi ha detto senti, forte le cavallette, sopra il terremoto? No, è la vabbè. prima volta a Fontenuova. Con Epicentro Fontenuova sì, di solito si è sentito quando c'era stato in Abruzzo, a Amatrice, si sentiva anche qui perché per la vicinanza, però con Epicentro in zona è stata la prima volta. Marco, avete sentito il terremoto? Sì, Siete svegliati tutti? me ne sono accorto subito, sì, sia dal rumore, il letto che spartiva contro il muro e dalle finestre. Non è durato tantissimo, sa, però è un bello spavento. Ha tremato tutto, lampadari, No, case. lampadari sinceramente no, lo strano è quello che mi sono alzato, sono andato nel salone, nella camera delle mie bambine e i lampadari erano aperti, Era tutto tranquillo. quindi Cioè, avete avuto paura? sì. E lì per lì, poi siccome è durato poco, insomma, mi sono tranquillizzato, un po' meno mia moglie, sai, però non c'è perché mi sono ansiosa come, insomma, però per È ringraziare la prima tutti. volta a Fontenuova. Oh, no, beh, cioè, come dice, credo di sì, almeno a mia memoria. È chiaro, sono state veramente più forti purtroppo le scosse Che quando fu venivano di dall'Abruzzo. Amatrice, esatto. Sentito il terremoto? Dove abita lei? Via Lorenzo il Magnifico. Che ha fatto? Se è rimasto sveglio, poi avete controllato casa, avete visto che non c'erano danni. Che sta, lei e sua moglie? C'ha avuto paura? No, paura no. Sì, io sto a Mentana, l'ho sentito benissimo, ci mancava anche questa, diciamo, ad aggiungere alle nostre ansie, alle nostre preoccupazioni. Però, dai, C'è speriamo. gente che è andata in strada, in No, piazza, tutto no, è stato breve, tranquillo. intenso, però quindi non abbiamo pensato che, insomma, Era tranquillo. sì, siamo stati un Ok, po' a casa. grazie. Ha sentito il terremoto stanotte? Dove abita? Lei Santo Giovannini. signora abita a Fontenuova, l'ha sentita? No, a Monte Rotondo. Si è Sì, l'ho sentito. sentita? Stamattina è andata a lavorare normalmente, è andata in giro. Sì. Abita qua a Fontenuova? Sì, Si è sentito forte a Torlupara? è fortissimo. Che avete fatto? Siamo alzati e poi siamo usciti fuori. Avete controllato che non c'erano danni? No, Nessun danno. no. Allora, e niente. Sta andando al lavoro?